L'oasi naturalistica Cadimezzo di Codevigo, area umida creata come bacino di fitodepurazione in un progetto attuato dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, oggi affidato alla cura del Circolo Legambiente della Saccisica, è chiaro esempio di come sia possibile operare per la salvaguardia dell'ambiente ricostituendo una biosfera adatta allo sviluppo della vita e contemporaneamente educando attraverso una coordinata azione didattica al rispetto della natura. Non sono sufficienti infatti gli angoscianti appelli sul pericolo dei cambiamenti climatici in atto, facilmente denigrabili da chi ha troppi interessi da difendere, a modificare l'atteggiamento ormai assuefatto alla comodità e allo spreco. Serve invece un'esperienza diretta di contatto con l'habitat vitale nel quale riconoscere la vera casa, senza artifici e sofisticazioni, per poter meditare sugli svantaggi del presunto acclarato benessere acquisito. Questo si nasce circa 30 anni fa, quando c'erano le prime avvisaglie di cambiamento di sensibilità ambientale, perché il Consorzio di Bonifica questo lo vive da sempre e lo vive prima degli altri. Per noi l'inquinamento, vivendo nel territorio, lavorando nel territorio, è importantissimo. Abbiamo capito cosa stava succedendo, c'erano dei problemi di fosforo e di azoto nel territorio nostro e questa è stata una delle soluzioni presentate dal Consorzio di Bonifica insieme alla Regione Veneto. L'oasi funziona come un filtro, un biofiltro, praticamente le acque che vengono recapitate dall'alto piano passano attraverso questo bacino di 28 ettari e decantano. Decantando gli azoti e i fosfori vengono assorbiti dalle piantagioni che sono state messe, diciamo, in maniera particolare proprio per quest'uso, per restituire sicuramente un'acqua migliore, depurata circa del 50% degli inquinanti che aveva prima. Purtroppo oggi ci sono degli inquinanti diversi nel nostro territorio che 30 anni fa non c'erano e questi molte volte, tipo i PFAS, non saranno certo sicuramente filtrabili attraverso queste tipologie di impianti, ma questi sono già impianti che hanno restituito al nostro territorio e al nostro ambiente, oltre a una valenza di biofiltro, anche una valenza ambientale, come vedete, molto, molto importante per il nostro territorio. Io questa mattina mi trovo qui in mezzo a questa giornata veramente umida che ben si addice a ricordare la giornata delle zone umide, la giornata internazionale delle zone umide. Io sono molto affezionata a Cadimezzo perché quando è sorta 20 anni fa quest'area di fitodepurazione e il Consorzio di Bonifica ha creato questa convenzione col Circolo Legambiente di Piave di Sacco, io ho visto subito qui la possibilità, il mio sogno, di creare un centro di educazione ambientale e di fatto progressivamente è nato. Noi come circolo qui facciamo varie attività per gruppi, per giovani, per bambine e bambini, per studenti e studentesse, ma anche per adulti che desiderano conoscere meglio il territorio e da qui avere un impulso, una spinta a avere cura del territorio. In questo periodo, in questi anni in cui parliamo molto di inquinamento, di disastri ecologici, dove meglio di qui si può partire per prendere un po' di entusiasmo e darsi da fare come volontari quali noi siamo per proteggere e curare l'ambiente. Legambiente è un'associazione nazionale, noi siamo il Circolo Legambiente di Piave di Sacco, il Circolo della Saccisica. E ci occupiamo di ambiente a 360 gradi e nel territorio in questo momento stiamo occupando dell'area di fitodepurazione di Cadimezzo che è del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e noi da 18 anni abbiamo la gestione, ci occupiamo delle necessità pratiche dell'OSI, praticamente la manutenzione del verde, la pulizia. In questi anni l'associazione si è impegnata all'interno di quest'area per renderla più vitale, ponendo dei cartelli informativi che potrete trovare sul percorso di visita, realizzando una griglia per portatori di disabilità motorie
e cercando di dare le informazioni anche cartacee, con supporti cartacei, sia per adulti che per scolaresche. Le persone che vengono qui in visita trovano un luogo di relax, di benessere, e hanno la possibilità di osservare uccelli e piante che in altri luoghi magari non sono presenti. E hanno la possibilità di fare attività fotografica e bird watching e prendere conoscenza delle specie animali che possono vivere nel nostro ambiente. Legambiente Scuola e Formazione, di cui io faccio parte, propone ogni anno dei percorsi didattici alle scuole, percorsi didattici che appunto non sono interventi di educazione ambientale nel senso così a spot, ma sono dei momenti di informazione per i docenti che possano quindi guidare le proprie studentesse e i propri studenti di ogni età a dei momenti di informazione, di rielaborazione e di prendersi cura del territorio, di momenti, di attimi, di spazi, territorio vicino, territorio lontano, eccetera. Noi pensiamo che l'educazione ambientale non sia un'ora di lezione in classe, ma sia appunto un percorso che deve essere condotto attraverso dei progetti tematici. Può essere l'aria, possono essere le acque, può essere il giardino della scuola, cioè momenti in cui gli alunni e le alunne prendono coscienza, conoscenza e diventano protagonisti del tema, del problema. Cioè non ci interessa, o meglio è utile dare delle informazioni, ma non ci interessa fare della didattica in senso tradizionale, ma condurre a dei cambiamenti negli atteggiamenti singoli, personali, di gruppo, gruppo classe, gruppo famiglia, gruppo paese, gruppo, guardando sempre al di fuori del nostro luogo. Uno degli slogan che io preferisco di Legambiente è agire localmente, pensare globalmente, e questo è il senso che noi intendiamo dare anche all'educazione ambientale. Quest'anno, in quest'anno scolastico, il titolo complessivo dei nostri progetti era SOS Clima. Questo non per scimmiottare, intercettare, ma per affiancarci a quello che è stato questo grande movimento dei gretini, e non solo, che noi apprezziamo, che guardiamo con rispetto, che affianchiamo ma sui quali non vogliamo sovrapporci, perché è giusto che siano loro i protagonisti. Noi possiamo fornire degli strumenti, la nostra disponibilità, la nostra esperienza, possiamo informarli ad accompagnarli in luoghi come questo ad esempio, ma poi devono essere loro, ripeto, i protagonisti del cambiamento negli anni da ora, mi verrebbe da dire da ieri, da ora per i prossimi giorni e per il futuro. Il nostro sogno è di costruire presto una tree house, cioè una casa fra gli alberi, che potrà ospitare persone che vengono a vedere, ad ascoltare, ad annusare, a gustare questo posto. È un nostro sogno, ci manca poco, ci manca il finanziamento, ma insomma sento che ce la potremo fare prima o poi.